Benissimo, buonasera e benvenuti al nostro appuntamento numero 549. Ci occupiamo stasera di un autore a noi molto caro, non solo perché è il nostro concittadino, ma perché in maniera molto convinta crediamo nel valore artistico appunto di Niccolò Bambestrut. Dopo un po' di anni di oblio, anche noi riprendiamo questo argomento e l'occasione giusta è venuta proprio per l'attenzione rivolta ancora una volta da uno studioso che già in passato è stato con noi al fianco in numerose iniziative rivolte appunto alla divulgazione di questo nostro concittadino compositore. Lo studioso appunto che accennavo è qui presente Matteo Summa, che poi avrà modo anche di salutarvi in modo anche da spiegare un po' quella che è stata la genesi di questa pubblicazione, perché in effetti di questa si tratta di una presentazione del libro di Matteo Summa, Casa Bambestrut, tra gli invitati Gabriele D'Annunzio, che è un po' la rivisitazione degli anni vissuti da Bambestrut, da Nicolino, il nostro Nicolino, appunto nel centro partenopeo. Ricordate che Bambestrut sì, è nato a Mola, è vissuto a Mola fino ai 18-19 anni, ma poi ha completato la sua formazione e comunque si è stabilito a Napoli, dove ha completato tutta la sua esistenza fino al 1898. La presentazione del libro, per noi che siamo essenzialmente un'associazione concertistica, inizialmente è sembrata una formula un po' riduttiva per dare il giusto risalto alla manifestazione su Bambestrut. Ecco perché abbiamo stimolato lo stesso Matteo a ideare uno spettacolo che potesse in un certo senso riassumere anche i contenuti del libro, perché sappiamo che a volte non si ha nemmeno il tempo di leggere, ed è un errore grossissimo, ma comunque anche le stesse presentazioni dei libri, a volte in cui molti relatori si scambiano opinioni, diventano anche abbastanza sterili fino a se stessi, se poi il vero argomento musicale non viene proposto in forma esecutiva. Quindi è nata quest'idea di presentare anche uno spettacolo multidisciplinare, perché oltre alla musica ci saranno interventi di pittura, perché ci saranno delle proiezioni di magnifici dipinti, ci saranno anche interventi di danza, quindi uno spettacolo composito, articolato, che invito magari anche Matteo a spiegarci in una maniera un po' più dettagliata. Buonasera, il mio Bambestrut è un omaggio che nasce un po' dal cuore, perché sono stato avvicinato a questo stimolante, e io direi molto stimolante come autore, come compositore, proprio dal maestro Rotolo nel 1996. Ovviamente ci sono tanti studiosi anche del luogo che sanno tutto su Bambestrut, e io dissi al maestro Rotolo: ma perché non chiami qualcuno del luogo che ne sa più di me? E mi ricordo il maestro Rotolo all'epoca disse: no, noi vogliamo che arrivi anche qualche studioso da fuori affinché questo nome incominci a circolare anche, no, negli ambienti accademici. E quindi ci fu la conoscenza del maestro Rotolo, cui seguì la conoscenza col professore Angelo Massimeo, il quale fu veramente garbato, mise a disposizione tutto ciò che aveva. Diciamo il biografo ufficiale del nostro Bambestrut. Eh sì, infatti all'epoca ne uscì fuori quel Destati o Bruna, un libro sulla Donna Flor di Niccolò Bambestrut. Questa casa Bambestrut tra gli invitati Gabriele D'Annunzio, l'idea già ce l'avevo, perché io sono pugliese, però vivo tra l'Abruzzo e la Puglia, quindi cercavo un gemellaggio ideale tra la Puglia e l'Abruzzo, quindi mi sono trovato davanti da una parte Bambestrut e dall'altra D'Annunzio. E poi ritengo che Bambestrut abbia contribuito in una maniera solida, ma veramente solida, alla formazione, direi tra virgolette, musicale per quanto riguarda Wagner e di D'Annunzio. Io credo,
che D'Annunzio abbia soprattutto conosciuto Wagner per quanto riguarda l'aspetto musicale, il Tristano Isolde, la Valchiria, i drammi musicali di Wagner, proprio attraverso, attraverso l'opera di Niccolò van Westerhout, perché Wagner andava a casa van Westerhout e van Westerhout al piano faceva ascoltare il Tristano Isolde, la Valchiria e gli altri drammi musicali wagneriani. Quindi Wagner è un po' l'elemento che unisce van Westerhout e Gabriele D'Annunzio. Credo che Gabriele D'Annunzio poi alla fine non ha dato quel che Westerhout meritava, perché ha preso da Westerhout però non ha dato la giusta ricompensa, e noi vogliamo, sia pure a distanza di tanto tempo, riaccostare queste due personalità. Certo, D'Annunzio è conosciuto in tutta Europa, van Westerhout non è conosciuto come D'Annunzio, però mettere questo sottotitolo tra gli invitati Gabriele D'Annunzio, perché non c'era soltanto Gabriele D'Annunzio, c'era Saverio Procida, c'erano tante altre personalità, mettere insieme questi due elementi significa far viaggiare anche con Gabriele D'Annunzio questo van Westerhout che ha dato secondo me veramente tanto a Gabriele D'Annunzio. E poi gli Insonni sono stati composti nel periodo di permanenza di Gabriele D'Annunzio a Napoli, quindi secondo me è la stessa parola insonnio, è una parola proprio d'annunziana, no? È una condizione esistenziale. Va bene, che noi troviamo in non svegliamo tutti i contenuti che tra l'altro apprezzerete anche durante lo spettacolo. E passiamo solo brevemente ai ringraziamenti, perché capite, lo spettacolo e la pubblicazione ha dato vita a una collaborazione con diversi soggetti e siamo veramente felici di aver interessato diverse persone e diverse istituzioni. Soprattutto ringraziamo l'Accademia di Belle Arti di Bari con la sua sezione didattica di Mola, che ha fornito l'ideazione e la creazione della copertina del libro. Quindi per questo ringraziamo sia il direttore, il professor Silos Labini, il fiduciario del direttore, il professor Chielli, e poi il vero protagonista, cioè il maestro Gianni Deserio, che si è formato proprio all'Accademia di Belle Arti di Bari. Poi ringraziamo il Conservatorio di Musica di Monopoli, nella persona del suo direttore, il maestro Roberto De Leonardis, anche perché poi i protagonisti poi dello spettacolo sono tutti quattro docenti del Conservatorio. E chiaramente accomuno nei ringraziamenti tutti i protagonisti dello spettacolo che hanno dato vita veramente a una disponibilità unica. E in ultimo, ma non come importanza sicuramente, ringrazio gli studiosi e gli appassionati di Mola, soprattutto Antonio Palumbo, Marino Marangelli, che si sono uniti in questi anni agli studi che insomma hanno effettuato anche negli anni precedenti, come detto, il professor Massimeo e il professor Diomede, che da sempre, da anni, hanno sostenuto la validità di questo compositore e che ci aiutano. Poi la materia viene da loro, da loro anche, non per noi. Quindi ci aiutano in questa opera di divulgazione. Noi siamo pronti quindi per iniziare. Ovviamente come coautrice del libro c'è Fiomena Di Renzo, che ha curato l'analisi dei dipinti che questa sera vedrete. Sono dipinti contestualizzati in questo percorso, che è un percorso didattico però anche concertistico. Naturalmente la manifestazione, essendo inserita in tutta la programmazione, gode del patrocinio quindi del Comune di Mola di Bari, della Regione e della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia. Quindi vi auguriamo buon ascolto, noi guadagniamo il palcoscenico. Grazie. Buon ascolto.